Questo perché, Don Tino, in realtà di solito l'avvicendamento dei vescovi, due sono i segni, no, di questo ruolo, il pastorale a cui lei faceva adesso cenno e la cattedra che è lì alle spalle del ciborio, però di solito i vescovi si alternavano, cioè si alzava uno e si sedeva l'altro. Per il Covid anche questo è stato cambiato, è stata in qualche modo cambiata la liturgia, quindi sarà qui il passaggio di consegna. Sì, il passaggio del pastorale sarà qui e poi dopodiché, ecco, il nuovo arcivescovo, ecco, siederà sulla cattedra della nostra cattedrale, insomma. E quindi questo sarà il passaggio, poi inizierà la messa vera e propria, la celebrazione vera e propria. Sì. Abbiamo ripercorso un po' la strada che ha portato fin qui Don Giuseppe Satriano, però mi sembra doveroso ricordare i 21 anni dell'arcivescovo Monsignor Francesco Cacucci, che appunto ha cominciato il suo lavoro come vescovo qui addirittura nel 99, anni molto densi dal punto di vista anche di questo cammino verso questo ruolo che si è fatto sempre più forte di Bari come ponte verso l'Oriente. L'ultimo, lo ricordiamo tutti, l'ultimo momento è stato quell'evento a cui è partecipato anche il Papa, proprio poco prima che iniziasse il lockdown a Bari. C'è stato un sinodo dei vescovi del Mediterraneo che è stato chiuso proprio da Papa Francesco a febbraio dell'anno scorso, che era stato il momento, diciamo, culminante di questo lavoro di avvicinamento delle chiese, che però parte da lontano. Abbiamo accennato ai cardinali precedenti. E come hai ricordato bene tu, diciamo, quello che c'è stato anche a febbraio prima del lockdown è stata un'altra esperienza che ha coinvolto non solo, potremmo dire, la gerarchia, ma anche le comunità parrocchiali. Quindi noi abbiamo avuto in quell'occasione la possibilità di ospitare molti prelati nelle nostre comunità a cui hanno partecipato anche molti fedeli, e quella è stata anche una bellissima esperienza che senza dubbio ha coinvolto soprattutto la base. Questo è stato, diciamo, il momento clou, però prima, durante il lungo episcopato di Monsignor Cacucci, c'è stato il congresso eucaristico con la prima uscita di Papa Benedetto, di Papa Ratzinger. Sì. Qui qualcuno di noi, quelli più grandi di noi, ricorderanno il suo discorso all'Ansa di Maria Isabella, affollatissima. Quello è stato un passaggio. È stato senza dubbio anche quello un evento straordinario della nostra diocesi, il congresso eucaristico, che comunque ha segnato anche le linee pastorali nella nostra chiesa locale, dove si è messo in risalto soprattutto l'importanza della domenica come giorno del Signore e l'Eucaristia come sacramento di unità. Poi ci sono stati vari sinodi, c'è stato il sinodo, io ricordo, mi sembra fosse l'undicesimo, quello in cui ha avuto anche un ruolo di rappresentanza Monsignor Cacucci, e lì è iniziato questo percorso di aumento del numero delle chiese cristiane invitate, quindi di allargamento, di apertura e di questo appunto lavoro di riavvicinamento delle chiese cristiane. Sì, è chiaro che il compito e la missione della Chiesa è quella di, ecco, essere sacramento di unità, segno di strumento di comunione non solo con Dio ma anche con gli altri, come afferma un documento del Concilio Vaticano II, e quindi si cerca sempre ogni volta di mettere in atto queste indicazioni del Concilio Vaticano II. Poi me lo diceva lei prima, la visita del Patriarca Bartolomeo, quello è stato un altro, siamo già più vicini nel tempo, era il 2016. Mi sono appuntato. Da quel momento, quello è stato il momento in cui la Chiesa greca ortodossa ha avuto una chiesa qui a Bari, quella del Sacro Cuore. Sì, e che è stata appunto donata anche allora come segno di collaborazione, no? E come chiaramente segno di unità tra la Chiesa locale di Bari Bitonto e la Chiesa d'Oriente, insomma. E poi vabbè, appunto il sinodo del Mediterraneo a cui abbiamo fatto riferimento. Io stavo cercando di capire a che punto fosse la processione, se ci fosse stato questo bacio del crocifisso, forse proprio in questo momento, sì, perché appunto stanno entrando e quindi... Che significato ha questo bacio del crocifisso? Diciamo, questo è un antico crocifisso. Sì, è il rappresentante del capitolo, perché nella cattedrale di Bari c'è anche un capitolo e chiaramente questo diventa anche un segno di accoglienza nei confronti del nuovo arcivescovo Monsignor Giuseppe Satriano. Ecco, sono tutti in piedi in platea, è proprio l'inizio. Stiamo per iniziare. Adesso io
lascerei al vivo della celebrazione. Tra poco commenteremo, se possibile, quei momenti che però abbiamo già anticipato, che sono questi, certo, del vero passaggio di consegne. Prego, Vescovo.
Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al venerabile fratello Giuseppe Satriano, finora arcivescovo di Rossano Cariati, eletto arcivescovo di Bari Bitonto, salute e apostolica benedizione. Quando salì sul monte, il Signore Gesù costituì 12 perché stessero con Lui e anche per mandarli a predicare. Allo stesso modo, in seguito, pose Pietro a capo del loro collegio per pascere gli agnelli e le pecore del gregge del Signore. I vescovi, infatti, quali successori degli apostoli, continuano ad espletare questo mandato. E noi, d'altronde, in quanto vescovo di Roma, esercitando al presente la funzione dell'apostolo Pietro, sosteniamo la sollecitudine per tutte le chiese. E infatti adesso poniamo la nostra attenzione alla comunità di Bari Bitonto, la quale, a seguito della rinuncia del venerabile fratello Francesco Cacucci, manca del suo legittimo pastore. Tu del resto, venerabile fratello, che già sei insignito dell'ordine episcopale, per noi sei la persona più idonea a cui affidare questo incarico di grande responsabilità. Udito pertanto il parere della Congregazione dei Vescovi, in virtù della nostra potestà apostolica, sollevandoti dalla sede episcopale di Rossano Cariati, ti eleggiamo e nominiamo arcivescovo metropolita di Bari Bitonto, con tutti i diritti e i doveri connessi a norma del diritto canonico. Sarà certamente tua cura che il clero e il popolo della tua arcidiocesi, che da secoli è notoriamente eminente per il culto a San Nicola, pastore esemplare e protettore potente, vengano a conoscenza di questa nostra lettera. E tutti umanamente esortiamo a portare stima e affetto e ad offrire attiva collaborazione nei tuoi confronti quale nuovo padre di vita spirituale. E infine esortiamo anche a te affinché voglia esercitare il tuo ministero sotto la protezione della Beata Vergine Maria, più onorabile dei cherubini e più gloriosa dei serafini, che sempre intatta partorì il Verbo divino. Dato a Roma, dal Palazzo Lateranense, il giorno 29 ottobre dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato. Francesco. Eccellenza, carissimo fratello, in questo momento così solenne ti ripeto quando, sin dal giorno della nomina, della tua nomina ad arcivescovo di Bari Bitonto, ho detto con vera fede all'intera nostra Chiesa: il Signore ti ha scelto come successore degli apostoli, pastore di questo gregge, che sei chiamato a pascere con la forza del Signore. Sì, sei stato scelto da Dio. Il tuo ingresso oggi in diocesi e in questa splendida cattedrale è da sempre nel pensiero e nel cuore di Dio. Il gregge che è suo è oggi affidato a te. Cristo, l'unico buon pastore, nel succedersi dei pastori, da oggi attraverso la tua voce e il tuo cuore, il servizio dell'autorità continua a guidare con forza e dolcezza questo popolo santo.
con intensa gioia spirituale, sperimento ancora una volta l'avvicendarsi dei vescovi nella nostra chiesa locale sotto la guida amorevole del Santo Padre. Come nel settembre 1999 raccoglievo il testimone dall'amato e indimenticato Monsignor Mariano Magrassi, oggi sei tu, carissimo fratello, a ricevere questa eredità. Ne è segno significativo e splendido la consegna del pastorale. Non è segno di un semplice avvicendarsi di uomini posti alla guida della Chiesa, cari fratelli, ma ti collega a Cristo e agli Apostoli. Il pastorale che ti consegno raccoglie la ricchezza di grazia che si sprigiona dalla preghiera e della santità del nostro popolo, passato e presente, la cui ricchezza spirituale e culturale è chiamata, anche da un punto di vista istituzionale, sempre più a risplendere. Non è solo il vescovo a portare il pastorale, ma è il pastorale stesso a portare il vescovo. Il pastorale col quale guiderai il gregge di Dio che ti sosterrà nel cammino e il popolo qui riunito che ti segue da lontano oggi si fa corona pieno di gioia e di speranza. Ti accompagnino nel cammino la cura premurosa e tenera della Beata Vergine Odegitria, raffigurata dalla stella del tuo stemma episcopale, il vescovo San Nicola, che rende sempre più bari la nostra Chiesa, secondo la parola di Papa Francesco, capitale dell'unità della Chiesa, il vescovo San Sabino e le beate Elia di San Clemente. Nella messa crismale si conclude una preghiera in un modo splendido e io vorrei che questa preghiera ci avvolga tutti. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Amen. Con il passaggio del pastorale da Monsignor Cacucci a Monsignor Satriano si è concretizzato il passaggio di consegne tra i due arcivescovi e come avete visto l'arcivescovo Satriano ha preso possesso della cattedra alle spalle dell'altare e riceve l'applauso dei fedeli. Monsignor Cacucci ha sottolineato l'importanza del ruolo, l'ha affidato alla Madonna ricordando che c'è anche nella stella che c'è nel suo stemma il ricordo della Madonna, a San Nicola, a San Sabino che è a cui è dedicata questa cattedrale e alla Madonna Odegitria, e ricordandogli appunto che non è solo il pastorale, il vescovo a portare il pastorale, ma è il pastorale che conduce il vescovo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, presbiteri e diaconi, e popolo della Santa Chiesa di Bari Bitonto, la grazia e la pace di Cristo siano con voi. Riconosciamoci tutti peccatori. Invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la predicazione del Beato Apostolo Paolo, dona a noi, che oggi celebriamo la sua conversione, di camminare verso Te, seguendo i Suoi esempi, per testimoniare la Tua verità dinanzi al mondo.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo disse al popolo: «Io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mantenendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei io, Signore?» Mi disse: «Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che devo fare, Signore?» E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto servante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola della sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome». Parola di Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, affinché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E con cuore trepidante, colmo di stupore, che desidero rivolgervi questo pensiero di riflessione nella prima celebrazione eucaristica del ministero episcopale affidatomi dal buon pastore attraverso Papa Francesco, per accompagnare e custodire la nostra amata Chiesa di Bari Bitonto. Al Santo Padre va in questo momento il nostro affettuoso e orante ricordo per il suo servizio di pastore e di guida della Chiesa Universale. Il giorno scelto, ricco di significati, è illuminato dalla testimonianza dell'Apostolo Paolo e dalla conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Nel contesto sofferto della pandemia, siamo chiamati a vivere un giorno di grazia
gravido di attese. Esso si pone nel solco di un cammino significativo, segnato dal ministero pastorale di arcivescovi grandi nel cuore e nella fede, ricchi di elevato spessore, quali il cardinale Marcello Mimmi, pastore attento e vicino ai poveri, Monsignor Enrico Nicodemo, vescovo di grande cultura e saggezza pastorale, che seppe infondere la grazia e la freschezza del Concilio in questa Chiesa, il cardinale Anastasio Ballestrero, padre capace di ascolto, che nella sua breve permanenza seppe accogliere e orientare a quell'esercizio della corresponsabilità, vissuto prezioso e imprescindibile per un autentico cammino ecclesiale. Monsignor Mariano Magrassi, maestro di spiritualità e di liturgia, che si rivelò attento ai problemi sociali emergenti, divenendo guida sicura nel cammino della comunione. E per concludere, il nostro amato Monsignor Francesco Cacucci, sapiente tessitore di un cammino pastorale che nella mistagogia ha trovato la sua chiave interpretativa. Egli è stato protagonista di pagine indelebili nella storia di questa Chiesa e della città di Bari. Con la sua regia discreta si sono scritti passaggi significativi nel cammino del dialogo ecumenico, sino a giungere alle indimenticabili giornate dello scorso febbraio, tempo profumato di un futuro di luce, vera seminagione di speranza per le chiese del Mediterraneo e non solo. Oggi tutto rifulge e si apre all'inedito di Dio che si esprime nell'arrivo di un piccolo uomo chiamato ad essere vostro pastore, forte solo del desiderio di onorare l'impegno affidatogli nella totale consapevolezza di fede che il suo aiuto è nel nome del Signore Gesù. La parola proclamata in questa liturgia diviene luce ai nostri passi e sorgente di speranza. Essa ci offre coordinate preziose per imbastire un ordito esistenziale che sappia intercettare la trama del progetto di Dio, realizzando quel tessuto, quella testimonianza di vita che ci rende discepoli del Signore. C'è un sogno di Chiesa nella parola proclamata questa sera. Da quanto ascoltato, emerge centrale l'incontro con Gesù. Bellissime quelle tre parole. Io sono il Signore Gesù. Traggo tre passaggi che avverto significativi per il cammino che ci attende. Il primo, l'incontro con Gesù, l'amore che salva, il volto misericordioso del Padre. Secondo punto, la conversione ad una vita nuova. Terzo punto, il divenire artigiani di comunione e di unità. Marco, nel narrare l'apparizione del risorto ai discepoli, consegna l'urgenza missionaria di un annuncio che diventi incontro. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Andare, proclamare il Vangelo e quindi battezzare sono i tre verbi che ci vengono consegnati da Marco e che rendono possibile l'incontro con il risorto. Il mondo è l'orizzonte da solcare. Sapendo uscire da quella dimensione rassicurante del vivere e accettando la logica precaria
della strada, del cammino. Il Vangelo da proclamare è quello dell'amore di Dio, che in Cristo Gesù si è fatto carne e desidera abbracciare ogni esistenza, ogni dimensione del vivere, per riscattare la dignità di ciascuno dalle tenebre del peccato. Anche Paolo, nella prima lettura, narra il suo incontro col Cristo e ci aiuta a meglio comprendere quanto appena meditato. Nella narrazione Paolo ci consegna qualcosa di speciale, ma non è lui, è il libro degli Atti che ce lo consegna attraverso questa triplice testimonianza che noi troviamo negli Atti della conversione di Paolo. Egli, Paolo, appare fiero del suo radicamento nell'ebraismo, ma anche consapevole dell'arroganza e del limite che lo abita. Una consapevolezza salvifica che nasce proprio dall'incontro con la luce del risorto. E qui il senso reale della conversione di San Paolo, che lungi dall'essere un atto eroico, uno sforzo della volontà, è l'incontro con l'amore di Dio che lo libera da se stesso, dalle sue strutture teologiche, ricche di certezze, ma povere di bene. Paolo si converte a partire dal suo fallimento. A noi viene consegnato un messaggio di speranza. L'incontro con Cristo non è precluso a nessuno, non ai pagani e neanche ad un nemico, a un persecutore come Paolo. È interessante come tale incontro avvenga senza mediazione umana. Gesù gli si rivela in maniera immediata, proprio a lui, che lo meritava meno di tutti. Per Luca, autore degli Atti, non esistono avversari che restino tali per sempre. Paolo non si converte ad un nuovo credo, ma ha capito che Gesù è il Figlio di Dio che salva Israele, il Messia. Il suo cadere, il non riuscire a vedere e l'ascolto della voce che risuona nel cuore, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti, ci conducono a comprendere come solo nell'incontro col Cristo si consuma il nostro cambiamento di vita. È un lasciarsi, come direbbe Monsignor Magrassi, afferrare da Cristo. Non è uno sforzo di volontà, è un lasciarsi amare, un lasciarsi toccare il cuore, un lasciarsi accarezzare la vita dalla misericordia del Signore. Paolo avverte il fallimento, evidenziato dal suo cadere, mentre è investito dalla luce del risorto, comprende come proprio quel Gesù che sta combattendo sia l'unica possibilità di salvezza. A lui si aggrappa con due domande che sono i vagiti di una nuova esistenza. Chi sei, o Signore? Che devo fare, o Signore? Quante volte nella nostra vita queste domande sono affiorate? E se ci rendiamo conto, sono affiorate proprio nei momenti di maggiore fatica, di maggiore dolore, quando abbiamo perso tutti i riferimenti. Quelli sono momenti di salvezza, sono momenti di debolezza, ma in cui il cuore si apre veramente al tocco di Dio. Sono due domande che aprono a una nuova vita, non più autoreferenziale, bensì proiettata a far propria la volontà di Dio. Ecco, miei cari, anche per noi questi primi due passaggi sono fondamentali se desideriamo continuare a camminare realizzando quel sogno di Chiesa caro al cuore di Gesù. Solo se la nostra fede nel nome di Gesù sarà vera,
sarà autentica, libera da quelle che sono le impalcature culturali, i pregiudizi e i legacci di stili di vita spesso rattrappiti, sterili. Potremmo con cuore sincero fare nostre le domande di Paolo e interloquire con il risorto, sapendo accogliere la novità di vita a cui il Vangelo ci chiama. Vengo così al terzo passaggio e mi avvio alla conclusione. Il terzo passaggio che la parola ci offre, divenire artigiani di comunione e costruttori di unità. Quanto accade a Paolo è singolare. Mentre è a terra, cieco, Gesù si rivela a lui con chiarezza. Noi parliamo spesso della conversione di San Paolo, ma di fatto è una rivelazione. Il termine greco è apocalipsis e non metanoia. E questo sdogana la conversione della nostra vita da uno sforzo moralistico, lo consegna ad un incontro di vita. Gesù si rivela a lui con chiarezza e dice: io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Emerge la profonda identificazione di Gesù con la sua comunità. Ed è proprio a questa comunità di credenti che Paolo viene rimandato dal risorto, proprio a quella comunità che lui perseguitava, per portare a compimento il suo percorso salvifico. Anania sarà l'accompagnatore che lo condurrà a ritrovare la vista. Due individualità, quelle di Paolo e di Anania, che si incontrano. Entrambi sono fruitori di una rivelazione di Cristo. Anche Anania ha incontrato il Cristo. Essi vengono a costituire un tessuto piccolo, ma da un respiro ecclesiale meraviglioso, che nella fiducia e nell'accompagnamento si nutre e cresce. L'uno si specchia nell'esperienza dell'altro, l'uno diviene luce per l'altro. Che bello! La fede si manifesta allora non solo come dono scaturito dall'incontro con il risorto, ma anche come esperienza comunitaria, nella quale l'alterità diviene elemento imprescindibile per la maturazione del proprio cammino. Questo passaggio, seppur appena accennato, è di un grande respiro per la nostra vita di Chiesa. Anania riconosce la presenza di uno spirito profetico in Paolo e lo conduce al battesimo, inserendolo nella comunità dei credenti dove si attesterà per il suo generoso ministero apostolico. Quando la comunità cristiana è capace di vincere la paura dell'altro e di fare un gesto di gratuità verso il nemico, l'azione del Signore può rendersi presente. Perché credo che questo non ce lo dobbiamo scordare mai. Siamo stati creati per ospitarci. È il peccato che ci ha reso ostili, ma l'amore di Dio ci vuole ospitali gli uni degli altri. Saulo, fratello, torna a vedere. Esclama Anania: il nemico diviene fratello e il dono di Dio si espande nella vita di Saulo e della Chiesa. Certamente Anania non ha salvato la vita di Saulo, miei cari, poiché solo il Signore può toccare il cuore dell'uomo, ma ha permesso al dono di Dio di dispiegarsi, di espandersi, di effondersi. Anche la lettera agli Efesini, poc'anzi proclamata, è l'attestazione del cammino fatto da Paolo, che da intransigente fariseo, persecutore della Chiesa, ne diviene un promotore,
indomito, giungendo a evidenziare quanto sia importante edificare il corpo di Cristo, conservando l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Le diversità del ministero, di temperamento e di cammino presenti nella Chiesa non sono mai l'occasione per mettere in discussione la bontà e la solidità del Vangelo. Esse invece sono opportunità meravigliose per recuperare continuamente il senso ultimo di ogni dono di Cristo che crediamo aver ricevuto. In questi giorni mi è stata consegnata l'immagine del melograno, l'unità nella diversità. Che bello. Nessuno, e dico nessuno, nella comunità ecclesiale è mai chiamato a differenziarsi o a sentirsi estraneo agli altri, ma ciascuno è chiamato a edificare il corpo di Cristo finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Umiltà, dolcezza, magnanimità, capacità di sopportare con amore gli uni pesi degli altri, sono gli atteggiamenti e lo stile di vita con cui si diviene artigiani di comunione e costruttori di unità. Miei cari, la parola risuonata fa vibrare la vita e, se mi permettete, fa sussultare il cuore. E nuovamente ci consacra, attraverso questa liturgia, ad essere artigiani di comunione e costruttori di unità. Il ritrovarci insieme intorno alla mensa del Signore ci ripropone la sfida eucaristica, ovvero l'invito a prendere la forma del pane, lasciando che Cristo ci abiti mediante il dono della parola e dell'Eucarestia. Prendere la forma del pane. È Sant'Agostino che ci consegna questa immagine, ed è stato il convegno eucaristico celebrato qui a Bari che ce l'ha riproposta. Prendere la forma del pane. Lasciando che Cristo ci abiti mediante il dono della parola e dell'Eucarestia. Lasciarsi abitare da Cristo per abitare la vita delle nostre realtà. Si tratta di incarnare atteggiamenti che creino spazi ricchi di comunione e di condivisione tra le persone. Come discepoli del Cristo siamo invitati a edificare spazi eucaristici, spazi agapici, dove si realizzi un autentico incontro ricco di comunione e condivisione mediante atteggiamenti quali l'ascolto, il lasciare spazio, non l'occupare, lasciare spazio, l'accogliere, l'accompagnare, il fare alleanza. Il fate questo in memoria di me, che tra poco risuonerà al termine della consacrazione, è il chiaro invito ad assumere l'impegno di vivere come il Maestro, accolto nel segno del pane spezzato e del vino versato. Prego per voi tutti e con voi mi affido all'intercessione di colei che ci indica la via, Maria Santissima, Madre amata e venerata da noi tutti con il titolo di Odegitria. Con fiducia consegno la nostra Chiesa al patrocinio potente dei Santi Nicola e Sabino, pastori esemplari e dal cuore ardente per Cristo. San Paolo, che ricordiamo e veneriamo in questo giorno, sostenga e fortifichi il nostro cammino ecclesiale, perché ciascuno possa, nell'incontro con Cristo, aprirsi al mistero di una vita piena della grazia e aperta ai fratelli.
e la Beata Elia sostenga la nostra preghiera. A tutti auguro buon cammino e chiedo il dono della preghiera. Statemi vicino, perché il Signore mi dia la forza di compiere il bene e di farlo bene in semplicità. Dio benedica la nostra Chiesa di Bari Bitonto e a ciascuno, a tutti, doni pace e salute. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, stessa sostanza del Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica, per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo. Confidando nell'intercessione della Beata Vergine Maria, dell'Apostolo Paolo e di tutti i santi, in particolare dei santi della Chiesa di Bari Bitonto, che ora invocheremo, innalziamo al Signore le nostre preghiere. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi.
San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. San Giacomo, prega per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santi Simone e Giuda, pregate per noi. San Mattia, prega per noi. Santi apostoli ed evangelisti, pregate per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi. Sant'Agnese, prega per noi. San Teodoro d'Amasea, Santo Ronzo, prega per noi. San Biagio, prega per noi. Santi martiri di Cristo, pregate per noi. San Nicola, prega per noi. San Sabino, prega per noi. San Mauro, prega per noi. San Cataldo, prega per noi. San Leucio, prega per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, San Nilo, prega per noi. San Martino, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, San Leonardo, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. San Lorenzo da Brindisi, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, Beata Elia di San Clemente, prega per noi. Beato Giacomo da Bitetto, prega per noi. Santi e sante di Dio, prega per noi. Ascoltaci, oh Padre. Ascoltaci, oh Padre. Padre amorevole, illumina, sostieni e santifica il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Raggiungano con il dono della Tua grazia il cuore di ogni persona. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre di grazia, effondi l'abbondanza dei Tuoi doni sull'Arcivescovo Giuseppe,
che hai costituito pastore della nostra chiesa locale di Bari Bitonto. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre buono, ricolma della tua grazia all'arcivescovo Francesco, che per 21 anni ha servito la chiesa di Bari Bitonto con generosa dedizione. Accompagnalo con il tuo aiuto e ricompensalo per il bene svolto in mezzo a noi. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre sapiente, illumina le menti dei governanti. Non vi siano preferenza di persone e servano con passione la verità e la giustizia. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre di tenerezza, consola i poveri e i sofferenti. Sostienili con la tua amicizia e con la tua speranza e muovi all'esercizio della carità quanti si nutrono di te. Preghiamo. O Padre di vita, ridesta in tutti noi, qui riuniti intorno all'altare, il desiderio della santità, la gioia dell'annuncio del Vangelo e la forza di vivere ogni giorno nel compimento della tua volontà. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Dio onnipotente, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedele alla sua vocazione di popolo radunato dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, per manifestarsi al mondo come sacramento di santità e di comunione e condurlo alla pienezza del tuo amore per Cristo nostro Signore. Signore è il mio pastore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il nostro sacrificio e fa che lo Spirito Santo illumini la Tua Chiesa con quella fede che animò San Paolo e lo fece missionario e apostolo delle genti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, Tu non abbandoni il Tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che Tu stesso hai eletto vicari del Tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della Tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola, San Sabino, la Beata Elia e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto. Durante i riti di comunione che appunto ci sono in questo momento è opportuno magari sottolineare qualche passaggio della prima omelia di questa prima messa del nuovo arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano. Si è soffermato, e io ho sempre con me Don Tino, per cui chiedo, sì, il suo supporto,
si è soffermato su tre passaggi, perché ha ricordato che oggi per la Chiesa la liturgia della parola riguardava la conversione di San Paolo, la conversione era questa, di San Paolo, che sì, peraltro chiude a Roma, ha chiuso la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, sì, quindi c'è ancora questo richiamo all'ecumenismo, all'unità dei cristiani, certo, certo. Però attraverso queste letture, le letture della celebrazione di oggi, Monsignor Satriano ha voluto sottolineare i tre passaggi, appunto, l'incontro con Gesù, la conversione ad una vita nuova e poi il divenire artigiani di comunione e di unità. Bellissima questa ultima frase, no? Artigiani di comunione, veramente molto bella, proprio perché la comunione la si costruisce ogni giorno, insomma, a volte anche con tanta fatica. Ed è bello come anche il nuovo arcivescovo Monsignor Giuseppe Satriano abbia sottolineato che la comunione non è soltanto l'Eucaristia che noi riceviamo durante appunto la messa, ma la comunione la si vive nella Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, facendo riferimento all'episodio di San Paolo, dove lo stesso Gesù dice: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Quindi c'è una identificazione di Gesù nella Chiesa, nei suoi discepoli, e quindi c'è questa profonda unione tra il sacramento dell'Eucaristia e la comunione da vivere nella Chiesa, sì, e tra le chiese anche, tra la Chiesa d'Occidente e quella d'Oriente. Quando c'è anche il passaggio in cui è detto siamo invitati a edificare spazi eucaristici, quindi quello che stava dicendo, appunto, l'Eucaristia come fatto concreto, e appunto di apertura, di creare spazi, l'unità nella diversità, ha sottolineato anche le diversità, sì, nella Chiesa, che non devono essere motivo di divisione, ma anche di ricchezza reciproca, proprio perché noi riteniamo che le diversità, se vengono armonizzate, certamente servono al bene comune, sì, al bene di tutta la Chiesa. E poi nella prima parte della sua omelia, naturalmente, anche Monsignor Satriano ha voluto ricordare la storia da cui proviene, cioè da chi sta prendendo nelle mani questa diocesi, e quindi è partito addirittura prima di noi, dal Cardinal Mimmi, mi sembra. Eh sì, il Cardinal Mimmi, sì, sì. È passato per l'arcivescovo, per il Cardinal Ballestrero, anzi prima Monsignor Nicodemo, il Cardinal Ballestrero, Monsignor Magrassi e poi naturalmente Monsignor Cacucci, e lui ha ricordato che con la sua regia discreta, l'ha chiamata, si sono scritti passaggi significativi, quelli che ricordavamo all'inizio di questa celebrazione, appunto, che hanno visto la regia in questo lungo episcopato di Monsignor Cacucci. Quindi questa omelia, secondo questo secondo me questa omelia, almeno cosa ci dice, come del mia nuovo prima impressione, è senza dubbio il suo sogno di Chiesa. E quindi è proprio un termine che ha usato, effettivamente, sì, e quindi ha lanciato delle linee pastorali per il futuro della nostra Chiesa. Ecco, la comunione si è conclusa, quindi noi cediamo di nuovo la parola alla messa. Oh,
Preghiamo.
I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accendano in noi l'ardore di carità del beato Apostolo Paolo, che portava nel cuore la sollecitudine per tutte le chiese. Per Cristo nostro Signore. Benvenuto Arcivescovo Giuseppe. Grazie Arcivescovo Francesco. Carissimi, con il cuore colmo di gioia presto la mia voce all'intera chiesa di Bari Bitonto, che nella celebrazione eucaristica ha elevato al Signore la sua lode e la sua profonda gratitudine. Un grazie corale al Santo Padre Papa Francesco per la sua sollecitudine verso tutti noi, inviando una nuova guida a questa chiesa locale. A lei, Arcivescovo Giuseppe, che per 6 anni ha servito e amato la chiesa di Rossano Cariati, il Signore ora affida questa porzione eletta del popolo di Dio. Le siamo molto grati per aver risposto sì alla chiamata di Cristo, buon pastore, e con affetto di figli l'abbracciamo, e non solo coloro che hanno partecipato alla celebrazione in presenza, ma anche le comunità che hanno potuto seguirla attraverso i mezzi di comunicazione sociali. Un grato saluto al Vicario Generale, sacerdoti e fedeli laici dell'Arcidiocesi Rossano Cariati, testimoni dell'infaticabile ministero episcopale dell'Arcivescovo Giuseppe, vissuto con discrezione e umiltà, e al Vicario Generale e sacerdoti della Diocesi di Brindisi Ostuni, chiesa che lo ha accompagnato nel suo cammino di fede fino all'ordinazione episcopale il 3 ottobre del 2014. Ci onorano della loro presenza i familiari del nostro nuovo pastore. Grazie. Questa Santa Assemblea, carissimi, ha avuto inizio con un segno semplice ed eloquente, il rito della consegna del pastorale, mediante il quale viene espressa la successione apostolica del ministero episcopale. Non è una semplice concatenazione materiale, afferma Benedetto XVI. Mediante la successione apostolica è Cristo che ci raggiunge. Nella parola degli apostoli e dei loro successori è Lui a parlarci. Mediante le loro mani è Lui che agisce nei sacramenti. Nel loro sguardo è il suo sguardo che ci avvolge e ci fa sentire amati, accolti nel cuore di Dio. E anche oggi, come all'inizio, Cristo stesso è il vero pastore e guardiano delle nostre anime, che noi seguiamo con grande fiducia, gratitudine e gioia. Udienza generale del mercoledì 10 maggio 2006. Forte di questa fede in Cristo, carissimo Arcivescovo Giuseppe, successore degli Apostoli, la Chiesa che è in Bari Bitonto l'accoglie con amore e speranza. Il suo ministero pastorale in questa arcidiocesi inizia nella festa liturgica della conversione dell'Apostolo Paolo, festa che non solo ci collega alle origini apostoliche, ma ci apre, mediante lo Spirito Santo, alla certezza che Dio continua a scrivere pagine nuove e belle nella storia di questa Chiesa locale. L'altro segno è la Chiesa cattedrale. Varcandone la soglia, lei
è entrato nel cuore della Chiesa locale. Vicariati, parrocchie, comunità religiose, aggregazioni laicali, istituti secolari e di vita consacrata. L'Arcidiocesi di Bari-Bitonto ha una lunga e gloriosa storia di fede e di impegno per il Vangelo. Dimostra una spiccata dinamicità di vita e guarda al futuro con grandi attese e con piena speranza. Certo, sono tante le sfide che ci attendono, ma nonostante l'affaticamento che segna il nostro tempo a causa dell'emergenza sanitaria, questa comunità diocesana, sostenuta dalla parola e dal pane della vita, è pronta ad aprirsi con fiducia all'inedito di Dio, per intercettarne i sogni, ascoltare i bisogni degli uomini e camminare accanto a chi fatica per vivere ed è smarrito, come ha scritto nella sua lettera a noi tutti qui della diocesi di Bari nel giorno dell'annuncio, 29 ottobre 2020. Maria Santissima, che veneriamo ad Egitria, colei che indica la via, le suggerisca, Padre, tracce e percorsi per una pastorale aperta all'ascolto della parola di Dio e dei fratelli, è capace di indicare Cristo e condurre a Lui. San Nicola, pastore della fede autentica, della carità operosa e del dialogo fra le chiese, ponte di comunione tra i popoli, santo taumaturgo a cui sono fortemente legati questa città, la nostra terra e il mare nostrum, le doni mente e cuore, sempre aperti ai fratelli e alle sorelle in Cristo, in cammino verso l'unità. San Sabino, pastore della grande passione della comunione e costruttore di comunità, invochi dal Padre per lei il carisma dei profeti e lo stesso ardore di carità. Carissimi, mi sia consentito ora, a nome di tutta la comunità diocesana, esprimere una profonda e doverosa riconoscenza all'Arcivescovo Francesco per 21 anni alla guida di questa arcidiocesi. Non è semplice riassumere la ricchezza e la fecondità del suo ministero pastorale di tutti questi anni. Guida sapiente, prudente, lungimirante e specialmente paterna. Una paternità con la quale ha accompagnato e guidato con autorevolezza e amorevolezza comunità e singoli, preti e laici, nel cammino di crescita umana e spirituale. Momenti rilevanti del suo ministero in questi anni sono stati la conclusione del Sinodo diocesano, anno 2000, avvenimento destinato a segnare un solco profondo nella coscienza e nella vita della nostra Chiesa locale. La visita pastorale 2007-2014, pensato come tempo di ascolto del Signore e dei segni dei tempi, di considerazione sulla vita della comunità e con lo sguardo rivolto al futuro. Ma l'evento che ha segnato il suo ministero e la vita ecclesiale non solo della nostra diocesi, ma di tutta l'Italia, è stato senza dubbio il 24esimo Congresso Eucaristico Nazionale, vissuto a Bari nel 2005 e concluso con la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa Benedetto XVI. Sin dagli anni della preparazione e poi negli anni successivi, l'amore per l'Eucaristia, l'attenzione alla Domenica, senza la quale non possiamo vivere, e la scelta mistagogica hanno costantemente illuminato il suo insegnamento e hanno segnato il nostro cammino, suscitando una crescita spirituale, culturale, pastorale, ecumenica, culminata negli ultimi eventi internazionali
che hanno visto coinvolta la città di Bari e la nostra diocesi, con le due visite di Papa Francesco, insieme ai patriarchi ortodossi e cattolici del Medio Oriente e ai vescovi del Mediterraneo. Allo Spirito chiediamo di far fruttificare questi semi di grazia che lei, Arcivescovo Francesco, ha saputo coltivare prendendosi cura di noi. Con affetto le esprimiamo, carissimo Arcivescovo Francesco, la nostra gratitudine anche per aver scelto di restare qui a casa sua, cioè in questa chiesa locale, abitando presso una parrocchia della diocesi. Ci sarà certamente vicino, legato da vincoli spirituali, sacramentali e affettivi. Il vertice di questa vicinanza sarà senz'altro la preghiera di intercessione, perché la Chiesa di Bari Bitonto, sostenuta dalla forza dello Spirito, sappia annunciare con rinnovato ardore Cristo Signore, unica speranza per tutti. All'intercessione della Beata Elia di San Clemente e del venerabile Don Carmine de Palma affidiamo la sua vita. La comunità diocesana ha preparato ora dei doni che ora desidera offrire. L'arcivescovo Giuseppe Satriano, come segno di accoglienza, le icone dell'Odegitria e di San Nicola, nostri particolari patroni. Due dipinti su tavola di Tiglio della Slovenia dell'artista gesuita padre Franco Anicchiaroco. Vi ha messo, come ha affermato l'artista, tutto il suo cuore. Abbiamo voluto donargli anche gli abiti liturgici che indossa già in questa celebrazione, perché il Vescovo è il grande sacerdote del suo gregge. Da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Nella casula e nella mitria senta l'affetto del presbiterio e di tutto il suo popolo. Ci porti sulle sue spalle e nel suo cuore. Attraverso le icone dei patroni senta la loro intercessione e la nostra filiale preghiera. All'arcivescovo Francesco Cacucci, come segno di gratitudine, offriamo un dono semplice ma significativo. È un dipinto su tavola e mosaico dell'artista e teologo gesuita padre Marco Rupnik del Centro Aletti di Roma. Raffigura la visita dei tre angeli ad Abramo e Sara alla quercia di Mamre, la promessa di Dio ad Abramo e alla sua discendenza e l'accoglienza con l'offerta generosa del pasto da parte loro ai pellegrini divini. La speranza è che si possa sentire sempre a casa in mezzo a noi, come i tre angeli nella tenda del padre Abramo. Benvenuto Arcivescovo Giuseppe, grazie Arcivescovo Francesco. E con questo applauso si è chiuso il ringraziamento del Vicario Generale, che ha voluto dare il benvenuto al nuovo Arcivescovo Giuseppe e a ringraziare, ripercorrendo le tappe del suo episcopato, l'Arcivescovo Francesco, che, come ha detto, resterà a Bari, resterà nella parrocchia del Sacro Cuore. E questi sono i doni che sono stati portati, sono stati descritti. Si tratta appunto, questi che vengono consegnati all'Arcivescovo Satriano, sono le icone dell'Odegitria e di San Nicola, i patroni della diocesi di Bari Bitonto. Sono due dipinti su tavola di Tiglio della Slovenia dell'artista gesuito Franco Anicchiarico. È stato ricordato appunto che anche gli abiti, i paramenti che indossa l'arcivescovo sono paramenti che sono stati donati dalla diocesi. Ecco, si vede, questa è l'icona di San Nicola. E l'altra dovrebbe essere quella dell'Odegitria. Sì.
è stata già data, quella dell'Odegitria. Ecco, sono io che me la sono persa, grazie, sì. Don Pio. Quindi è quella di San Nicola, come avete notato San Nicola è chiaramente il punto di riferimento per tutti. Invece questo è il dono all'arcivescovo Cacucci, sì, che è un dipinto sempre di un gesuita, di padre Rupnik, leggo, che raffigura la visita di tre angeli ad Abramo e Sara alla quercia di... La quercia di Mamre, sì, di cui ha parlato anche il vicario generale nel suo saluto finale, insomma. Adesso c'è il ringraziamento, i ringraziamenti del nuovo arcivescovo. Come sì. Questa è la conclusione più o meno della cerimonia. Sì. Mi rubo ancora 2 minuti, e forse un po' di più di 2, però desidero intanto rivolgere un saluto a tutti quelli che sono a casa e che ci stanno seguendo attraverso l'opera preziosa dell'emittente televisiva Telenorba. A tutti vorrei far giungere il nostro saluto, il nostro affetto. È bello almeno potervi accarezzare con gli occhi, almeno poter accarezzare i vostri occhi, perché i volti sono nascosti dalle mascherine. Però ho fatto un gesto all'inizio, prima di baciare il crocifisso. Ho voluto baciare lo stipite di questa cattedrale, della porta della cattedrale, perché come diceva poc'anzi Don Mimì Ciavarella, che ringrazio per il saluto che ha voluto rivolgere e per le parole così ricche di affetto e di accoglienza, varcando quella porta io entravo nella Chiesa e in tutte le sue manifestazioni e realtà. Quindi baciando quella porta, quello stipite, ho voluto veramente baciare ciascuno di voi, stringervi al mio cuore all'inizio di questo percorso che riserve tante incognite, tante cose belle sicuramente e credo anche tante fatiche. Giunti a conclusione, quindi non posso far tacere il cuore ed esprimere la gratitudine che provo innanzitutto nei confronti della misericordia di Dio che opera nella nostra vita nonostante le fragilità e le povertà che ci caratterizzano. Un saluto grato e riconoscente va a Sua Eccellenza Monsignor Emil Paul Schering, nunzio apostolico per l'Italia, per la paterna vicinanza con cui ha accompagnato questo tempo di preparazione. Un sentito e cordiale abbraccio fraterno ai vescovi presenti e assenti della Puglia, che saluto nella persona del Presidente della Conferenza Episcopale, Sua Eccellenza Monsignor Donato Negro. La vostra vicinanza, ricca di affetto, mi sarà preziosa per il cammino. Un forte abbraccio lo riservo per i vescovi della Conferenza Episcopale Calabra, che saluto nella persona del Vicepresidente Sua Eccellenza Monsignor Franco Milito. Con voi ho realizzato i primi passi da vescovo, ricchi della fiducia e della stima di ciascuno. Un abbraccio denso di affetto a Sua Eccellenza Monsignor Rocco Talucci, la cui paterna vicinanza ho apprezzato negli anni del mio ministero presbiterale che continuo a sperimentare. Saluto e ringrazio per la sua presenza gradita il padre abate di Noci, padre Giustino Pege. Benvenuto in terra di Puglia. Un cordiale saluto e ringraziamento al rettore della Basilica di San Nicola, padre Giovanni Di Stante, ai reverendi provinciali presenti, al vicario per l'Italia della prelatura dell'Opus Dei e ai rettori dei seminari di Posillipo e di Molfetta. Saluto con particolare fraternità e stima la delegazione ecumenica, partecipi attraverso i sacerdoti ortodossi delle chiese russa, rumena, georgiana ed etiope e il pastore delegato del Consiglio delle Chiese Evangeliche di Bari. Un pensiero di grata riconoscenza a Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Ilarion, Presidente del Dipartimento per le Relazioni Ecclesiastiche Esterne del Patriarcato di Mosca, a Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Eletto Policarpos,
arcivescovo metropolita della Sacra Arcidiocesi d'Italia ed esarca dell'Europa meridionale, che hanno avuto la squisita cortesia di inviarmi il loro pregiato saluto, accompagnato da attestazione di stima e di comunione di intenti, nella corale venerazione di San Nicola. In tanti da lontano hanno manifestato vicinanza a questo momento ecclesiale. A tutti loro il mio sincero ringraziamento. Un deferente saluto, colmo di gratitudine al signor Presidente della Giunta regionale pugliese, il dottor Michele Emiliano, e a Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, la dottoressa Antonella Bellomo, per averci onorato con la loro presenza. Saluto altresì i sindaci di Bari, di Bitonto e di Corigliano Rossano, qui presenti a nome di tutti i sindaci del territorio delle due arcidiocesi. La vostra presenza, unita a quella delle massime autorità civili e militari intervenute, conferisce lustro a questa nostra assemblea. So come e quanto è preziosa e feconda la sintonia esistente tra le varie istituzioni in questa regione. Personalmente mi inserisco volentieri in questo solco di reciproca collaborazione per promuovere insieme quel bene comune che è il fine ultimo del nostro servizio alla società. Permettetemi di rivolgere un affettuoso saluto alla piccola delegazione della mia arcidiocesi di origine di Brindisi Ostuni, guidata dal vicario generale Fabio Ciollaro, e alla comunità ecclesiale di Rossano Cariati, guidata dal vicario Don Pino Straface, qui rappresentata da 20 persone tra sacerdoti e laici, che con filiale vicinanza ha accolto la notizia della separazione, disponendosi ad accompagnarmi in questo viaggio non semplice per loro. Mi avete aiutato a crescere come uomo e come pastore. Vi voglio bene dal profondo del cuore e ve ne vorrò sempre. Ed ora mi rivolgo a voi, Chiesa già amata di Bari Bitonto. Saluto tutti, soprattutto quanti ci seguono da casa, soprattutto i nostri ammalati, per l'opera preziosa e sempre disponibile dell'emittente, come dicevo, televisiva Telenorba, che ringrazio di cuore, insieme ai sacerdoti e ai laici che si sono adoperati per la realizzazione di questo momento, non semplice da organizzare. Vorrei salutarvi e abbracciarvi tutti attraverso la persona di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci, a cui rivolgo sentimenti di sincera gratitudine per la squisita gentilezza con cui ha vissuto e accompagnato questi giorni di preparazione all'inizio del mio ministero, giungendo a consegnarmi oggi il suo pastorale, segno luminoso di continuità e di fraternità. Le sue parole, quelle che abbiamo ascoltato, profondamente segnate da amore alla Chiesa e di grande fede, mi aiutano a guardare avanti con fiducia, riprendendo a camminare nella gratitudine verso un passato che è sempre da riscoprire come benedizione e luce per il presente. Grazie. Grazie Eccellenza per i suoi anni spesi con generosità a servizio di questo popolo, di questa porzione di Chiesa, a me già molto cara. È stato bello poter vivere il benvenuto e il saluto, segno di una comunione e di una continuità nella discontinuità che sempre siamo chiamati a vivere nella Chiesa. A voi, presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, popolo tutto di Dio, giovani, famiglie, l'esortazione accorata a rimetterci in cammino, continuando a vivere quell'esodo che ci porta dalla terra del nostro io alla terra, agli orizzonti del nostro Dio. Come ci dicevamo nel pensiero miletico, lasciamoci trasformare dall'amore, quell'amore proclamato e celebrato oggi, nel segno del pane spezzato e condiviso, la vita rinasca come canto di fraternità. Abitati dallo Spirito, prendiamo la forma del pane per essere nel mondo artigiani di comunione, seminatori di speranza. E ora mi rivolgo in particolare a voi, presbiteri,
miei primi collaboratori, che saluto con particolare affetto e simpatia. Statemi accanto e sostenetemi nell'impegno preso. Vi apprezzo e vi stimo per il delicato lavoro che siete chiamati ad affrontare in questo periodo particolarmente complesso. Ieri nel silenzio ho visitato una parrocchia che non conoscevo, un parroco che non conoscevo e una famiglia che non conoscevo, una famiglia di persone venute via dalla guerra in Siria. È stata un'esperienza di grazia, di pace e di benedizione e ho apprezzato il grande lavoro che state compiendo in questa chiesa con grande dedizione. Grazie per ciò che siete soprattutto e grazie per ciò che fate. Con i tempi necessari desidero incontrare il vostro cuore, desidero leggere con voi i vostri sogni, quelli che portate nel profondo. Desidero con voi imparare a camminare in questa chiesa. Per tutti e ciascuno è tempo di condivisione, è tempo di abbandonare ogni ritrosia, ogni paura e metterci alla scuola di Gesù, è tempo di diventare pane per il mondo. Al termine della celebrazione porrò un segno. Desidero consegnarvi qualcosa che dica l'orizzonte, l'impegno, la responsabilità del nostro camminare, non solo chiaramente ai sacerdoti, ma a tutti quanti. Un semplice pezzo di pane, accompagnato da un'immagine del crocifisso. Un pezzo di pane da mettere sulle nostre tavole, questa sera forse, o domani quando torniamo a casa, da condividere, che dica la bellezza e la semplicità della nostra storia, della nostra terra, della nostra esistenza, essa trasfigurata dal dono dell'Eucarestia appena celebrata e chiamata a divenire pane spezzato per il mondo. Il piccolo pezzo di pane che vi verrà consegnato, portatelo nella vostra casa. Beneditelo con una preghiera, condividetelo e donatelo. Sarà il gesto del condividere a benedire la vostra vita e la vita di chi riceverà questo segno di speranza. Tale segno lo vivremo di volta in volta in tutte le comunità quando verrò a visitarvi e cercherò di farlo al più presto. Mi piace questa sera ringraziare l'associazione Fornai Pane in Piazza che ha reso possibile la realizzazione di questo segno. Permettetemi in conclusione, perché me lo suggeriva prima il mio segretario, eccellenza nei ringraziamenti, non ci siamo ricordati della famiglia. E dicevo a Dollino, non ti preoccupare, perché già da quando sono diventato vescovo, anzi dal mio 25esimo, ho sempre detto che la mia famiglia è la Chiesa e soprattutto il presbiterio. Ringrazio la mia famiglia sicuramente, i miei familiari, soprattutto la mia mamma e il mio papà che mi hanno dato la vita. Ma voi, cari confratelli, siete la mia famiglia e questa sera io ho celebrato per tutti i sacerdoti e tutti i pastori defunti di questa Chiesa. Ne ricordo uno per tutti, a me caro, che recentemente è venuto meno, Don Marino De Caro, che ho conosciuto, col quale abbiamo condiviso gli anni del seminario. Ma in lui ci sono i volti dei sacerdoti anziani e dei sacerdoti che sono morti già da molto tempo, di tutti i vescovi che hanno servito questa Chiesa. Vi stringo tutti forte al cuore, in particolare quanti sono nella sofferenza e quanti sono nella fatica del vivere. Beneditemi con la vostra preghiera e buon cammino a tutti quanti. E con questo ringraziamento non ha dimenticato proprio nessuno il nuovo arcivescovo. Sì, sembra proprio così, si sentivano proprio dalle sue parole
come traspariva un po' l'affetto e quindi l'amore, il calore verso questa nostra diocesi di Bari di Tonto. Quindi... Mi diceva che questo dono del pane, di cui ha appena parlato più volte, padre Giuseppe, cioè Sua Eccellenza Giuseppe Satriano, ha parlato di pane, prendiamo la forma del pane, ha voluto fare questo gesto. Aspettiamo la benedizione. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica per i meriti del Santo Apostolo Paolo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio, che ci ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli apostoli, vi renda dinanzi a tutti i testimoni della verità. Amen. L'intercessione dei santi apostoli che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La grazia di Gesù, buon pastore, sia la vostra forza. Andate in pace. Invitiamo tutti i fedeli a rimanere al proprio posto nei banchi per ricevere il dono che l'arcivescovo ha voluto affidare a ciascuno come segno all'inizio del suo ministero. L'arcivescovo si recherà adesso in cripta nella chiesa di San Giacomo e nella sala Odegitria per portare il suo saluto a coloro che hanno partecipato alla celebrazione da questi luoghi. E invitiamo coloro che si trovano in cattedrale, nella navata, sul transetto, in cripta, a non lasciare il proprio posto e a seguire le indicazioni dei volontari per quanto riguarda le modalità di deflusso. Grazie. Quindi si è conclusa così, ovviamente con la benedizione. Adesso ci sarà il canto finale, la celebrazione eucaristica, la prima messa del nuovo arcivescovo, e ci sarà questo momento che è stato annunciato, Don Tino, a cui stavamo accennando adesso, della consegna del pane. Ha detto l'arcivescovo: il piccolo pezzo di pane che vi verrà consegnato, portatelo nella vostra casa, beneditelo con una preghiera, condividetelo e donatelo. Sarà il gesto del condividere e benedire la vostra vita e la vita di chi riceverà questo segno di speranza. Il pane dice tutto, insomma, serve per chiaramente nutrire il corpo, ma noi abbiamo anche il pane vivo disceso dal cielo, cioè l'Eucaristia, che è segno di comunione, segno di amore fraterno, pertanto ha voluto in un certo senso allargare questa comunione qui vissuta e celebrata in chiesa anche in tutte le famiglie. Raggiungere un po' tutti quanti, l'ha detto vi guardo negli occhi nonostante le mascherine e nonostante... appunto anche attraverso la televisione ha cercato di raggiungere tutti i fedeli, certo, della sua diocesi. Infatti ha ringraziato Tenenorba più di una volta proprio perché ha dato la possibilità di entrare nelle case, di condividere il pane della parola. Non volevo un assist per questo, invece adesso l'arcivescovo si sta recando nelle tre luoghi dove ci sono i maxi schermi, da dove hanno seguito i religiosi, sì. Sostanzialmente i religiosi, no, anche, rappresentanti delle anche diocesi. Anche i laici, sì sì, chiaramente ha voluto così in compiere cripta, questo qui gesto in cattedrale. In cripta, e poi passerà nel stadone di Odegitria e infine a San Giacomo, nella chiesa di San Giacomo, che proprio perché vuole essere vicino al suo popolo. Ecco, nonostante gli applausi, il distanziamento, l'arcivescovo saluta le autorità che sono in prima fila, addirittura appunto con un pollice su, sì, in maniera piuttosto appunto amichevole, l'ha detto, l'ha voluto sottolineare quanto è importante, vuole inserirsi nel solco di questi rapporti anche con le autorità civili, perché tutti, ha detto, lavoriamo per il bene comune. Quindi è ovvio che chiaramente la collaborazione tra la Chiesa e l'istituzione civile, militare, è importante, anche perché questo possa diventare anche un segno di comunione anche tra le istituzioni, insomma, perché il fine ultimo per tutti è sempre il bene comune. Intanto ecco, il pane è stato consegnato sia alla Sua Eccellenza il prefetto Antonella Bellomo che al sindaco di Bari Antonio De Caro e al presidente della Regione Emiliano, li dico nell'ordine in cui li vedo, che sono al primo banco. E quindi con questo, e poi alle spalle c'è il presidente del tribunale, insomma tutte le autorità civili e militari, e con questo gesto, con questa scelta che ha voluto fare il nuovo vescovo di Bari, si conclude la celebrazione che abbiamo seguito, appunto questa prima celebrazione, prima messa dell'arcivescovo. Noi da Bari vi ringraziamo di averci seguito insieme
a Don Tino Lucariello, che ringrazio per il suo commento più tecnico. Vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Saluti a tutti.